Diversi tavoli di confronto con gli operatori sono all'attenzione dell'amministrazione comunale e dell'assessorato al turismo di Ravenna. In questo momento stiamo facendo diversi tavoli di confronto con gli operatori. Sono partito da alcuni tavoli coordinati grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria che hanno messo insieme un po' i vari rappresentanti della filiera allargata del turismo per capire quali fossero inizialmente le priorità e le urgenze che come comune potevamo rappresentare nei tavoli ai quali prendevamo parte, tavoli regionali o anche nazionali. Ricordiamo che il nostro sindaco è il presidente dell'Unione delle Province in carica, quindi ha modo di confrontarsi direttamente anche con i rappresentanti del governo. Mentre per quanto riguarda alcune categorie specifiche come le guide turistiche o come chi organizza eventi, abbiamo cominciato a confrontarci proprio sapendo che ci saranno particolari difficoltà che noi vogliamo, non dico risolvere, ma sulle quali noi vogliamo ragionare per rimodulare quelle che sono le proposte da poter fare al nostro pubblico. Nel ragionamento ovviamente abbiamo cercato di tenere insieme la sostenibilità e la necessità di regole chiare che l'impresa ora richiede e dall'altra parte anche mettere al centro le persone, i nostri turisti, perché se non riparte la domanda possiamo anche riaprire le attività, possiamo riaprire le nostre località, ma difficilmente poi ci sarà la sostenibilità per l'intera filiera economica del turismo. Quindi quello che abbiamo fatto è un lungo confronto, stabilito delle priorità, su alcune stiamo lavorando, sicuramente saremo in grado di dare delle risposte anche sulla rimodulazione di alcune tassazioni locali come comune, non ultimo sono anche alcune interviste che il sindaco ha rilasciato su questo tema, in particolare sulla TOSAP e sulla TARI, perché non sono molte poi le imposte o le tasse che competono direttamente ai comuni. E altre cose che invece stiamo seguendo appunto è il come potranno riaprire, il che cosa poter offrire una volta riaperti. Ci sono alcuni tavoli di confronto a livello regionale, in particolare sul ricettivo balneare e somministrazione che l'assessore Corsini sta portando avanti con la collaborazione dei territori e delle categorie, perché sono i comparti un po' più grossi, un po' più anche in questo momento che potrebbero meno essere tutelati dall'impatto del coronavirus e quindi c'è bisogno di non solamente riaprirli ma di accompagnare questi comparti anche nei prossimi mesi. E poi c'è anche un lavoro di dettaglio sulla rimodulazione di tutta la promozione che sta facendo la regione ma che sta facendo anche il comune di Ravenna. Noi non abbiamo mai smesso di fare promozione attraverso i nostri canali, abbiamo da subito rimodulato quello che era la nostra strategia di comunicazione. Il primo obiettivo è stato mantenere il contatto con i nostri pubblici e successivamente dovremo anche rassicurare le persone sulla nostra capacità organizzativa, sul nostro modo di rimetterci in gioco e anche sulla possibilità di vedere con occhi diversi le cose che anche prima c'erano, ma che magari le cose più semplici nel progetto di vacanza avevamo sottovalutato. Noi abbiamo la grande opportunità di mettere in gioco ampi spazi, sia sulla spiaggia che all'interno del nostro patrimonio ambientale. Le pinete e le valli offrono percorsi escursionistici di grandissimo interesse. Il nostro patrimonio naturalistico è insomma quello del Parco del Delta del Po. E poi la nostra città, la città d'arte, che offre suggestioni di percorsi che da un sito all'altro, anche all'aperto, raccontano tantissimo dell'eredità lasciata dagli imperi, dell'impero d'Occidente, l'impero romano d'Oriente, il regno ostrogoto e poi successivamente il passaggio delle dominazioni veneziane, anche prima tutto il percorso che riguarda Dante Alighieri o la famiglia Rasponi. L'idea è quindi quella di rimodulare una proposta che possa permettere un godimento pieno anche open air della nostra offerta turistica. Per quanto riguarda le arti performative che si uniscono al turismo, è stato girato
un video, un viaggio chiamato Bellezza. È pensabile attualmente turismo diverso con distanziamento di persone che usufruiscano di spettacoli magari lungo viali, aree molto open? Io la dico così. Noi non possiamo rinunciare alla nostra anima vocata all'intrattenimento e alla socializzazione, altrimenti la vacanza non sarebbe la stessa. Sicuramente stiamo pensando a come integrare maggiormente un lavoro sul quale eravamo già pronti, che è quello delle escursioni e dei laboratori o comunque delle visite guidate in ambito non solamente cittadino ma anche in ambito di riserve naturali. Questo è una cosa sulla quale creeremo comunque un'offerta, è già stata creata un'offerta. Per quanto riguarda invece gli intrattenimenti, gli spettacoli, la performance, quello che abbiamo fatto anche con questo video, è stato proprio testimoniare una vicinanza del turismo alle arti performative, perché entrambi hanno bisogno di pubblico, entrambi vivono di pubblico, entrambi vivono di relazioni umane e quindi non possono rinunciare l'uno all'altro, sono due mondi che, se pensiamo, li pensiamo in maniera simbiotica dal punto di vista dell'offerta. Io non voglio pensare di dover rinunciare alla musica dal vivo o a un DJ set o ad un investimento per rendere più accogliente le nostre località, dove ovviamente con alcune prescrizioni, con alcuni accorgimenti, si possono mantenere questo tipo di attività, a mio avviso. Non spetta a me decidere su questo, però sicuramente non stiamo a guardare e abbiamo sia in un tavolo provinciale con gli altri comuni e le associazioni di categoria deciso un momento per riflettere su questa cosa e fare anche delle proposte. Ho condiviso già con alcuni organizzatori di eventi delle linee guida che possono essere poi un vademecum da utilizzare per gli intrattenimenti più piccoli e anche dove potrebbe fermarsi il pubblico spettacolo, ma mi auguro di no, almeno lasciare viva tutta l'animazione offerta dai piccoli intrattenimenti. Sul pubblico spettacolo, tra l'altro, su un festival come il Ravenna Festival, abbiamo visto che la struttura di Ravenna Manifestazioni, molto competente in questo campo, si è già messa in gioco proponendo, anticipando i tempi e proponendo al Ministero una rimodulazione dell'offerta del Ravenna Festival di quest'anno che prevede alcuni eventi. Quindi noi quello che abbiamo voluto testimoniare con quel video attraversa due parole chiave che abbiamo utilizzato nella promozione della nostra città, che sono bellezza e ispirazione. Però quello che volevamo dire è che noi in questo momento continuiamo a lavorare, continuiamo ad essere creativi, però vogliamo anche ben sperare che una fase 3 di questa emergenza sia una fase che dia più fiducia alle persone e che capisca e che restituisca anche fiducia al settore non solo turismo ma a tutte quante le imprese, perché altrimenti una partenza la vedo difficile. È stato giusto in un primo momento impostare una comunicazione di emergenza sul timore che si aveva verso un virus che non si conosce. Questo virus stiamo imparando a conoscerlo meglio, ora è il momento della responsabilizzazione. Quindi il come, non è il non godere, ma il come godere di una nuova modalità di socializzazione è un compito che le istituzioni si devono dare per far ripartire tutto il settore, che non è solamente ricettivo, non è solamente di accoglienza, ristorazione, ma è anche l'organizzazione di eventi, gli spettacoli, gli intrattenimenti, la musica, gli artisti che arricchiscono la nostra offerta, le visite grazie alle guide turistiche e tutto quanto quello che fa del nostro sistema turistico un'eccellenza a livello mondiale.